Ciao a tutti e ciao a tutte, ben arrivati ai nuovi iscritti, siamo oltre 15.000, veramente grazie, grazie per la vostra fiducia e per esservi iscritti al canale, spero di riuscire a fornirvi sempre dei contenuti interessanti e che possano arricchirvi. Io so che in tanti di voi, anche degli iscritti storici, non avete dei profili Instagram oppure Facebook e quindi questo è il nostro unico modo di confrontarci. Quindi ho scelto assolutamente di continuare a fare video su YouTube anche perché sono dei video che vanno a supporto anche del mio blog, curavvisoicapelli.it, ma io vi incoraggio, se potete, di fare appunto soprattutto un profilo Instagram perché è il profilo, è il social dove io sono più attiva, dove ogni giorno condivido tantissime dritte, faccio dei sondaggi, ci confrontiamo, è veramente un contatto molto più diretto. Fatto sta che chi mi segue appunto su Instagram oppure su Facebook sa già che sullo store online sono arrivati dei nuovi prodotti, come vi anticipavo anche nei video passati, nuovi prodotti che praticamente hanno posto un po' di dubbi, come succede sempre quando appunto ci sono più opzioni tra le quali poter scegliere. In particolar modo si tratta delle erbe lavanti, come ben sapete, forse se mi seguite da un po', sullo store online c'è da sempre come erba lavante proposto il cedar che io amo e che è fantastico sui capelli fini e sui capelli grassi, è splendido per i capelli sottili perché appunto li lascia corposi e volumizzanti, cioè proprio molto molto corposi al tatto. E c'è un video dedicato che io vi lascio qui da qualche parte. E questa proposta di erbe lavanti si è arricchita con l'arrivo di due nuovi prodotti e si tratta dello Shikakai e di un mix creato appositamente che si chiama Arita Glow, quindi è un mix che troverete solo sul mio shop online. Come forse già sapete, in passato io vi ho già parlato di altri metodi alternativi per lavare i capelli, ossia che potete tranquillamente lavarli utilizzando le farine e c'è un video dedicato, vi lascio il link, oppure appunto utilizzando il co-wash. Come vi ho sempre raccontato, utilizzare le erbe tinte e coccolare i miei capelli con le erbe lavanti, condizionanti, ayurvediche ha rappresentato proprio la svolta per la salute della mia chioma. Sono cambiati da così a così. Pensare che una volta per me i miei capelli erano il mio punto debole perché appunto erano sottili, erano lisci, attaccati alla testa. Io ancora oggi non mi capacito e mi viene quasi difficile da credere che ricevo tantissimi messaggi da parte vostra che vedete i video oppure vedete le foto sul blog in cui vi complimentate con me per la mia chioma e mi chiedete delle dritte su cosa attuare, cambiare nella vostra hair care routine per poter raggiungere anche voi dei bellissimi risultati sui vostri capelli. Quindi vi posso solo dire che la costanza e la coerenza in una hair care routine che si prenda veramente cura dei vostri capelli può solo ripagarvi. Come vi anticipavo, esistono appunto delle erbe lavanti e delle erbe condizionanti, così come può succedere che un'erba lavante possa risultare sui capelli anche condizionante. Ma andiamo a vedere quali sono appunto queste erbe lavanti e detergenti, quindi sul nostro cuoio capelluto. E io nello specifico oggi vi voglio parlare di queste tre erbette che trovate anche sullo shop, ossia il Cedar, Shikakai e l'Arita. Ovviamente nel momento in cui ve li siete trovati tutti e tre davanti mi avete chiesto ma quali sono le differenze tra queste tre erbe lavanti? Come faccio a capire quale è quella che si adatta di più a me e alle mie esigenze? Ebbene, oggi in questo video andiamo a scoprirlo. Prima di andare avanti appunto con le erbette lavanti, voglio fermarmi velocemente su quello che sono le erbe condizionanti. Un'erba condizionante è un'erba che aiuta a districare i capelli e anche altre proprietà che possono essere anticaduta, che possono essere purificanti, che possono essere astringenti, che possono, insomma, possono avere anche altre proprietà a parte appunto questo discorso condizionante sui capelli. Tra le erbe condizionanti possiamo contare appunto l'acero,
Amla, che conoscete benissimo, che è una botta di vitamina C per la nostra pelle e per la nostra cute, il Meti, che è fantastico come rimedio anticaduta per promuovere la ricrescita di nuovi capelli, c'è il Neem, la polvere di capurcacli e la polvere di arancia, che sono degli ottimi condizionanti, che volumizzanti, e veramente ogni singola erbetta ha una sua particolare caratteristica, una proprietà che può fare al caso nostro, quindi è essenziale anche andare a capire un attimino ogni singola erbetta che tipo di beneficio ci può dare. Le tre erbe lavanti di cui vi voglio parlare oggi provengono da tre erbe diverse, quindi anche le loro proprietà lavanti sono leggermente diverse. Ma soffermiamoci per conoscere velocemente lo shikakai, che è una polvere che si ottiene dalla essiccazione e micronizzazione dei frutti e baccelli della acacia concina. È una polvere detergente delicata sulla cute, che ha anche delle proprietà condizionanti, tant'è che i capelli risultano vaporosi, morbidi e setosi in seguito al lavaggio, ed è fantastica per chi ha i capelli grassi perché aiuta a regolarizzare la produzione di sebo. Vi faccio vedere velocemente il mix di shikakai, che si presenta in questa forma, ha questo colorino beige, mentre il mix Arita Glow, di cui vi parlavo prima, è questo qui, che rispetto allo shikakai è un beige molto molto più chiaro, quindi come vedete anche in base alla tipologia di erba che si usa varia anche il colore. Tra l'altro il cedar è verde, se vi ricordate. Tornando al mix Arita Glow, si tratta di una miscela a base di polvere di noci del sapone arricchita con della polvere di Neem, che è una polvere fantastica dalle proprietà antisettiche e antimicotiche, che va appunto a combattere la forfora e a soccorrere tutte quelle cuti che risultano problematiche, e la polvere condizionante e volumizzante, nonché profumata di capurcacli. Perché ho considerato necessario fare un mix personalizzato in questo caso? Perché il potere lavante di Arita rispetto al potere lavante di shikakai oppure di cedar è molto più alto, tant'è che l'indice di saponine presente all'interno della pianta è il più alto tra le erbe lavanti, e quindi su alcune tipologie di capelli può risultare troppo seccante o magari troppo aggressiva, ovviamente come sempre molto soggettivo, però ho preferito a questo punto dare quel tocco in più a questa meravigliosa polvere lavante e renderla un po' più accessibile a tutte le tipologie di capelli. In più, volto addizionando appunto la polvere di Neem, che è un potente antibatterico naturale utilizzato da sempre per combattere anche i pidocchi, per dire, ma anche per appunto le cuti grassi che soffrono di dermatite, ma anche va benissimo per chi ha una cute secca e soffre di forfora. Il bello di queste erbe lavanti è che riescono a lavare, a detergere i capelli e la cute senza andare a sgrassarli, quindi è proprio per questo che risultano delicati. Ma adesso che abbiamo un attimino un quadro generale un po' più completo su ogni singola erba lavante, andiamo a capire quale per che tipo di capello va bene. Iniziamo con il cedar, che probabilmente già conoscete, spero avete già usato, avete già capito magari se può andare bene o meno per le vostre esigenze. È fantastico per i capelli fini e sottili che mancano di corpo, di volume. Le mucilagini che rilascia nel momento in cui addizioniamo l'acqua fanno sì che dopo il lavaggio il capello risulti un po' risulti corposo proprio al tatto, e anche visibilmente proprio più voluminoso. Quindi un capello che è già robusto e grosso di suo non apprezzerà questo tipo di effetto, che appunto alcuna di voi mi ha scritto, mi ha dato come feedback, che sente i capelli un po' troppo rigidi, quindi non si trova con questo tipo di lavaggio. In più il cedar è l'unica erba lavante che si può utilizzare nei mix tintori in basse percentuali fino ad un 15% per fissare il pigmento scurrente del katam oppure dell'indigo, ed è anche uno dei shampoo che si utilizza in seguito al mix tintorio proprio per fissare il pigmento sui nostri capelli, utilizzando appunto solo shampoo
ecco, bio tradizionali, si corre sempre il rischio che appunto si può aggredire un po' troppo il pigmento vegetale e quindi si rischia di farlo scaricare un po' prima. Fatto sta che comunque io non ho mai rinunciato in tutto questo lasso di tempo allo shampoo ecco bio tradizionale. Io preferisco alternare sempre le erbe lavanti allo shampoo tradizionale, quindi incoraggio anche a voi di sperimentare sempre e capire quale va meglio per voi proprio a livello di frequenza e anche di tipologia di shampoo da utilizzare. Per quanto riguarda invece il Shikakai, come vi anticipavo, svolge un'azione detergente, lavante ma anche condizionante sui capelli, quindi va bene sia per i capelli fini, sottili ma anche quelli normali, grossi, mentre il Mix Arita Glow, che come vi dicevo può risultare un po' troppo lavante su alcune tipologie di capelli, ho provato a riequilibrare questo potere lavante aggiungendo della polvere di neem e di Kapur Kakli. Anche lui va benissimo per tutte le tipologie di capelli per combattere appunto la forfora, la secchezza del cuoio capelluto e anche altre problematiche del cuoio capelluto, ma tutti e due, se utilizzati sui capelli secchi, andrebbero addizionati con della polvere di cider oppure con del gel di semi di lino, quindi, o del meti che è già idratato, quindi con un agente, un altro ingrediente che sia risulti umettante all'interno del mix, in modo tale da non accentuare la secchezza dei capelli. Se avete i capelli secchi vi consiglio solo appunto di fare il lavaggio per quei 5 minuti che vengono richiesti proprio per riuscire appunto a massaggiarli sulla cute e poi dopo a sciacquarli via. Sconsiglio di tenerli in posa per più di 10 minuti proprio perché andrete ad accentuare la secchezza, perché come vi dicevo sono delle erbette lavanti, quindi possono andare a detergere un po' troppo un capello che già risulta secco di natura. Come modo d'uso non cambia nulla, si aggiunge dell'acqua calda, soprattutto per la rita è necessario che l'acqua sia bella calda, perché più è calda l'acqua più saponine vengono rilasciate, e in seguito si va ad applicare, a massaggiare il mix sulla cute. Io vi consiglio di aiutarvi sempre nel massaggio e nel distribuire bene la pastella con il getto della doccia ogni tanto, quindi vi mettete sotto il getto dell'acqua per 3 secondi e poi ritornate a massaggiare, siete sicure che andate appunto a coprire tutte le zone della testa. Le lunghezze si lavano di conseguenza, dipende quanto sono lunghe ovviamente, tipo io non ho bisogno di dedicare dell'impacco appositamente per le lunghezze, nel momento in cui si crea appunto la pappetta sulla testa, nel momento in cui la sciacquo via, vi assicuro che i capelli vengono lavati. Ovviamente se ho fatto un impacco oleoso prima dello shampoo non utilizzo le erbe lavanti, perché è molto probabile, in base anche al tipo di olio che ho utilizzato, che queste non riescano a poi a tirare via l'unto dell'olio. La dritta che vorrei lasciare a chi soffre di capelli grassi di utilizzare al posto dell'acqua calda del rubinetto dell'infuso caldo di rosmarino, di salvia oppure di ortica, per rafforzare le proprietà fantastiche di queste polveri lavanti. Due note assolutamente ci tengo a fare sullo Shikakai, sulla Rita Glow: bruciano gli occhi, mi raccomando evitate, perché veramente vi irritano gli occhi se per caso vi finiscono dentro mentre lavate appunto la testa, e anche il sapore sulle labbra, se vi capitano, è amarognolo, è proprio un po' sgradevole, quindi trovate il modo di non farli finire negli occhi e insomma sulle labbra. Devo dire che io ho lavato 3 giorni fa i capelli con il Mix Arita Glow e sono fantastici come sempre, voluminosi. Chi mi segue su Instagram ha visto anche appunto il risultato subito dopo averli lavati.
Vi invito a provare questi mix e a sperimentarli e a farmi sapere come vi trovate e quale preferite in base alla vostra tipologia di capelli. Sapete che il confronto è sempre costruttivo e aiutano me, ma anche voi, vi potete aiutare tra di voi a capire quello che fa per voi. È sempre soggettivo, mi ripeto, perché quello che va bene per me non può andare bene per tutte voi, quindi vi incoraggio a sperimentare e a capire quello che più amano i vostri capelli. Vi saluto, vi ringrazio per essere arrivate fino alla fine di questo video, vi incoraggio a condividerlo con le vostre amiche e con chi considerate possa trovare utile questo tipo di contenuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà a brevissimo, più di quanto pensate. Ciao!